Molte pediatrie e terapie intensive neonatali sono ormai da giorni in affanno per le numerose infezioni da virus respiratori nei bambini, specie le bronchiolite da virus respiratorio sincitiale che stanno colpendo in particolare i piccoli sotto l'anno di vita. Ma le terapie intensive pediatriche sono sottodimensionate e mancano posti letto. Ad affermarlo è la Società Italiana di Pediatria, che sollecita un intervento del governo. Non fa eccezione il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale civile di Pescara, diretto dalla dottoressa Susanna Di Valerio. La situazione nel nostro reparto, devo dire che è di vera emergenza. Dovete considerare che la bronchiolite, che è data dal virus respiratorio sincitiale, colpisce lattanti in genere sotto i 2 anni di età, e addirittura quest'anno, come lo scorso anno, una stanza dedicata alla neonatologia è stata trasformata in un'altra stanza di terapia intensiva, proprio perché a volte questi lattanti necessitano di cure specifiche, addirittura anche l'intubazione. La bronchiolite è data da questo virus respiratorio sincitiale che colpisce le vie aeree. Spesso i sintomi sono sintomi lievi, tosse e raffreddore. Per i lattanti al di sotto dei 2 anni, il virus respiratorio sincitiale può dare manifestazioni lievi come tosse o raffreddore, a volte dei quadri di insufficienza respiratoria, anche severa, che necessitano di intubazione. E quindi la pericolosità è proprio legata al ricovero in terapia intensiva quando ci sono questi sintomi di insufficienza respiratoria. Considerate che da novembre ad oggi abbiamo avuto circa una ventina di pazienti, di cui 3 hanno necessitato delle cure più importanti. Non è solo una situazione di Pescara questa emergenza, è una situazione italiana anche importante. La nostra Società Italiana di Neonatologia ha lanciato anche un allarme. Noi consigliamo ai genitori di lavarsi accuratamente le mani prima di toccare i loro piccoli, di non frequentare i centri commerciali e soprattutto di non far venire a contatto i propri piccoli con persone che sono raffreddate. Questo per evitare che la situazione di emergenza possa ulteriormente peggiorare.